Questa è la squadra di sciabola maschile, medaglia d'argento ai campionati europei Under 20 di Novi Sad 2022. In questa giornata, ragazzi, complimenti innanzitutto. Atipica, strana, che ha visto le vostre compagne di nazionale, le squadre di Fioretto femminile e Spada femminile, lasciare la competizione per la decisione di non affrontare la Russia. Una giornata atipica che voi siete stati bravi a riportare, a restituire un po' la normalità. Una gara bella, emozionante, finita al secondo posto. Pietro Torre, secondo posto, vi lascia sempre un pochino di rimpianto, perché siete arrivate a due stoccate da loro. Però che bella giornata è stata anche per voi. Sì, sicuramente siamo stati bravi, siamo fatti valere dopo un individuale non ai nostri livelli, ecco. Dispiace, secondo posto siamo contenti perché una medaglia, ma dispiace sempre, oggi ancora di più perché ci è rimasto amaro in bocca per pochissimo. Secondo me siamo stati una grande squadra e anche in vista di un mondiale siamo pronti per una buona gara a squadre fra un mese. Quindi io sono molto contento di questa giornata, contentissimo dei bimbi, avanti così. La grande squadra Emanuele Nardella, anche quando problemino, speriamo che sia no, ti ha costretto a mordere il freno, a lasciare la squadra in finale, sei stato lì in panchina e ti fato per loro. Cosa c'è insomma di valori umani, di amicizia in questa squadra che poi vi porta a essere in pedana bravi come siete stati? Beh, fin da subito nel d'Osta contro l'Ungheria ci siamo detti di essere un gruppo unito, di urlare ogni botta, di stoccare, e questo ci ha portato avanti. Poi purtroppo dopo la semifinale con la Spagna non potevo più fare niente per via un infortunio che speriamo incrociamo le dita sia nulla di grave, ma nonostante tutto sono sempre stato insieme agli altri, anche nella panchina li ho sempre tifati con forza, con grinta, orgoglio, tutto quello che abbiamo fatto è stato solamente crederci. Peccato per la finale, ma va bene così. Da Pietro Torre, Emanuele Nardella, a Lorenzo Ottaviani. Lorenzo, facciamo un passo indietro, perché a salti facili non ce ne sono stati. Siete stati bravi voi a renderne qualcuno apparentemente meno complesso, però avete affrontato squadre di ottimo livello, cominciando dall'Ungheria, in un tabellone da 16 magari. Ci si poteva immaginare un match sulla carta più semplice, è stato un crescendo fino alla finale per voi. Sì, abbiamo iniziato benissimo il match in Ungheria, eravamo contenti, sapevamo, conoscevamo il tabellone, sapevamo quali potevano essere i nostri avversari e siamo entrati in pedana sapendo che saremmo stati favoriti, almeno non sarebbe stato facile nessun match. Quindi siamo partiti subito convinti, subito carichissimi, e poi un po' intrascinarsi, positività porta altra positività, e quindi un assalto tira l'altro e siamo riusciti. Giorgio Macciano, un salto in pedana nella fase decisiva della semifinale. Intanto raccontaci che cosa si prova a essere chiamati in causa, siete lì pronti ovviamente a dare il vostro contributo, però un assalto indirizzato proprio alla fase decisiva è sicuramente impegnativo, anche il compito di chi subentra. Poi dopo, con la tua saggezza e la tua lucidità, raccontaci qualcosa di questa squadra che non ci hanno detto. Beh, entrare in pedana quando ho visto mano cadere a terra l'ho sentito, adesso devo portare avanti quello che è una responsabilità per la squadra, perché devo sostituire un ruolo che in quel momento era importante. Quindi sì, mi sono fatto trovare pronto con il match di Ungheria, da subito ero sempre pronto con le cose che sono successe. Quindi ci siamo riusciti che ho ottenuto un parziale di 5-5, quindi abbiamo fatto un buon lavoro. Per il resto di questa squadra è un'ottima squadra, una squadra di gente vincente, di gente che ha la testa, di potenzialità. C'è un po' da lavorare soprattutto per me, io voglio mettere a posto le cose molto così, siamo una grandissima squadra. Tanti elementi, uno verso l'altro, nel senso di qualcosa di uno per l'altro, non si può. Grazie e complimenti alla squadra di sciabola maschile d'argento.